Ciao a tutti, sono Leonardo Garassai, titolare del pastificio Garassai di Campofilone ed oggi vi presento una nuova ricetta. Tonnarelli di Campofilone, rigorosamente deciova, alla carbonara di tonno. Ecco a voi gli ingredienti. Tonnarelli di Campofilone, rigorosamente deciova, due uova delle quali useremo solamente il tuorlo, del tonno fresco, pecorino romano, sale, pepe. Come prima cosa andiamo subito a cuocere la pasta avendo i tonnarelli un tempo di cottura dai 10 ai 12 minuti. Iniziamo con la preparazione. Prendiamo il nostro tonno e lo tagliamo a dadini. Nel frattempo accendiamo la padella. Andiamo a mettere il nostro tonno in padella e come sentiamo che inizia a rosolare, aggiungiamo un goccino d'olio. Giusto una scottata. Eccola qua. Diamo una saltatina. E ci siamo. Prendiamo due bowl e andiamo a dividere le nostre uova. Questa è un'operazione che quando ero bambino facevo sempre con mia mamma quando faceva i dolci, me lo faceva sempre fare a me. Andiamo ad aggiungere ai nostri tuorli il pecorino romano, un paio di cucchiai abbondanti e un po' di pepe. Un pizzico di sale, poco perché già il pecorino è molto sapido, e andiamo a miscelare. Mantechiamo, aggiungiamo acqua di cottura e il composto di uovo e pecorino. Prendiamo il piatto, in questo caso un bel piatto piano. Un po' di condimento. Finiamo il piatto con un pizzico di pepe. Eccoci qua, il piatto è pronto, tonnarelli di Campofilone alla carbonara di tonno. Buon carbonara day a tutti!